Intanto io credo che in un premio del genere sia doveroso parlare dell'antologia Arte altrove. Edita dal Sextante a cura di Bruno Mancini, è un compendio di opere d'arte varie proveniente per lo più dalle selezioni delle 5 sezioni della 9ª edizione del premio internazionale 8 milioni. È sicuramente un libro da suggerire a tutti coloro che ritengono l'arte in generale, la poesia in particolare, essere qualcosa di più e di meglio della banale sintesi di apparati narrativi prevalentemente ruotanti intorno alla sfera delle emozioni amorose. L'arte come entità autonoma di espressività complessa, l'arte come aggregante per la somatizzazione di emozioni. Queste sono alcune delle potenze che forzano le professionalità artistiche degli autori di questa antologia, rendendola promotrice e anche complice di una validazione espressiva che forgia pagine simili a momenti di assoluta apnea nel micro universo circostante e disponibile, senza limite, per l'immersione di lettura degli spettatori catalizzati sulle onde magnetiche che essa emana. L'emotività è la principale caratteristica individuata per dare concretezza alla realizzazione dell'idea ispiratrice di questo volume. Nelle pagine dell'antologia troverete tanto talento e tanta professionalità e anche tanta capacità di ammaliare il pubblico fortunato di poterla leggere. Quanta è la modestia che trattiene gli autori delle opere nel compiere imprese che, pur essendo proibitive per tanti artisti, sarebbero congeniali alle loro attitudini se solo decidessero di passare alla sponda del commerciale, disattendendo le spinte passionali che le inducono alla più totale libertà espressiva. Strutturata con un profilo pluritematico, la composizione delle varie sezioni in cui è organizzata Arte altrove viene proposta con una serie di tasselli organizzati in base al criterio della matrice culturale, pronta comunque e sempre a far emergere da una pudica riservatezza la scoppiettante vivacità delle seducenti forme di attrazione artistica agli occhi di chi ne sappia leggere i palpiti primitivi. Poesia ed arti grafiche in prima linea, seguite da giornalismo, musica e recitazione, si srotolano nella ordinata dinamica che compone le pagine di questo libro. Il tutto articolato in intrecci, con sezioni dedicate a nuovi artisti selezionati dalla casa editrice Il Sextante di Maria Pia Ciaghi, ad artisti segnalati dalle sedi operative dell'Associazione Culturale da Ischia l'Arte d'Ila e da personaggi indicati dal quotidiano Il Dispari di Gaetano Di Meglio, fino alla chiusura del tomo che contiene un florilegio di poesie pubblicate da Bruno Mancini con il titolo Promo 1. L'opera grafica che dà forma alle copertine è stata realizzata e gratuitamente messa a nostra disposizione dall'artista di chiara fama Gianluigi Filippini, che ringraziamo moltissimo, e spero di aver pronunciato bene il tuo nome, Gianluigi, se no perdonami. Arte altrove giunge dopo una lunga storia di piccoli ma continui successi che a partire dal 2009 hanno costruito le premesse per le quali tutte le antologie degli ultimi 5 anni sono state gratificate dalla partecipazione all'edizione Book City e negli ultimi 2 anni hanno avuto il privilegio di essere mostrati in pubblico nel Big Stand allestito nel Castello Sforzesco di Milano, insieme ai nomi più altisonanti della letteratura mondiale, insieme alle collane più rinomate delle maggiori case editrici internazionali e a disposizione di un pubblico numerosissimo, composto da visitatori di provenienza cosmopolita. Arte altrove avrebbe dovuto essere presentata in questi giorni nel Teatro Franco Parenti, ma siamo certi che, nonostante le difficoltà imposte dall'assoluto rispetto delle norme di difesa e contrasto al Covid-19, riuscirà anche questa volta ad essere al centro di numerose iniziative artistiche e culturali che verranno proposte in biblioteche, in luoghi di incontri pubblici, partendo appunto da questo Book City, che resta un importantissimo evento internazionale, seppure realizzato in questa diffusione online.
Noi sappiamo di aver avuto il coraggio di non sottomettere la nostra idealità ai compromessi di tipo commerciale e, o peggio, di politica commerciale. Sappiamo che i lettori saranno disposti a valutare favorevolmente le opere proposte dai tanti artisti presenti nel volume. Lanciamo quindi alcune nuove promesse di varie arti, offrendo loro uno strumento per emergere dalla penombra, addirittura dal buio, fino ad essere esposte alla viva luce della ribalta pubblicitaria, ove i migliori saranno certamente individuati dai lettori, che sapranno ben riconoscere in taluni dei novelli argonauti coloro che avranno ruoli da protagonisti, con non lontana affermazione di indubbio valore. E io ne sono sicurissima.